queste sono le vongole, un prodotto tipico italiano. A me mi piacciono solo vederle io sono già contento. Dietro questo piatto c'è un lavoro faticoso e non riconosciuto. Nei mesi con più richiesta, come dicembre e agosto, non abbiamo preso un euro, denuncia Rino Conventi, presidente di una cooperativa di pescatori di vongole nella foce del Po. Oggi, se noi vogliamo vendere le vongole, facciamo fatica a piazzarle a 7 euro, 6,70. E poi riscontriamo che quando le vongole arrivano sulle tavole, il prezzo è rimasto lo stesso, addirittura oltre i 20 euro al chilo. Noi abbiamo notizie di 18-19 nella grande distribuzione. Non ci guadagna né il consumatore né il produttore. Sul prezzo finale, meno del 35% va ai pescatori, che a queste condizioni lavorano in perdita. E per le 2000 persone nel settore delle vongole a Comacchio e Goro è sempre più difficile vivere. Ci sono tante famiglie dietro questo prodotto qua e speriamo che vada avanti in migliorare. Un lavoro che deve fare i conti anche con gli animali infestanti.